Ciao a tutti, eccoci alla seconda parte del Hufflepuff spiega, eccoci qua. L'altra volta eravamo arrivati al Bundimun, che erano questi cosi che strisciavano sui pavimenti e si nutrivano di cose schifose, madonna mia. E dopo questi arriviamo al cavallo alato, che tutti conosciamo. Il cavallo alato sono suddivisi in Winged Horse, anzi no, Winged Horse è il nome in inglese del cavallo alato, piccola parentesi, che sono suddivisi in Abraxan, Aetonan, Granian e Terstral. I cavalli alati esistono in tutto il mondo, poi tutti noi comunque sappiamo come sono i cavalli alati e quindi non c'è tanto da dire su questo. I centauro, anche qui sappiamo tutti come sono, i centauri hanno il corpo da cavallo, e il corpo sotto da cavallo e il sopra da uomo. Pensano come un uomo, ma loro non vogliono avere nessun tipo di contatto con gli umani, vogliono stare per i cavoli loro, insomma. E fanno bene. Poi abbiamo la chimera. La chimera è un essere mitologico che è un mostro greco, mitologico, con la testa di leone, il corpo da capra e la coda di drago. È feroce ed assetata di sangue e lo sfortunato mago protagonista dell'impresa precipitò dal suo cavallo alato. Morì poco dopo, stranito dallo sforzo. Le uova di chimera sono classificate come beni non commerciabili classe A. Insomma, diciamo che la chimera si legge in vari testi grechi comunque, quindi la maggior parte di noi la conosce già, non c'è bisogno di spiegazioni di questi esseri. Piuttosto c'è il Kitzpulfel. Sembrano i puffi, gli smart. Non so come si chiamano i puffi in lingua. Vabbè, Kitzpulfle, questo non è pericolosissimo, sono dei piccoli parassiti lunghi fino a 1,5 m, simili a granchi. Possono infestare la pelliccia e le piume di creature e si possono introdurre nelle dimore magiche, attaccando oggetti magici come le bacchette e prendono il potere dagli oggetti magici e possono essere molto difficili da combattere se assorbono tanta magia. Poi c'è il Clubbert, anche questi non sono molto pericolosi, è una creatura arboricola, è una specie di scimmia incrociata con una rana e la sua cosa più visibile è che ha una pustola sulla fronte che si illumina e questo essere è abbastanza ritenuto una malpresenza per i babbani, quindi deve essere per forza fatto un incantesimo di come cacchio si dice, insomma, abbiamo capito, bisogna nasconderla in presenza dei babbani. Questa pustola diventa scarlatta e lampeggia ogni volta che c'è un pericolo. E quindi molti maghi la tengono nel loro giardino, per evitare che ci siano catastrofi, insomma. Poi c'è il Croup. Atrex è originario del sud-est dell'Inghilterra, assomiglia a un Jack Russell, quindi a un cagnolino, tranne che per la coda biforcuta. Infatti, a questa specie di Jack Russell viene tagliata la coda in modo che i babbani non si accorgano di questa stranezza. Ed è tenuto in casa come fosse un cane praticamente. Poi c'è il Demiguise, non so come si legge, a 4X e si incontra in Estremo Oriente.
È in grado di rendersi invisibile, infatti il suo pelo viene usato per tessere i mantelli dell'invisibilità. E è anche abbastanza pacifica, però se si sente minacciato, comunque è abbastanza pericoloso. Poi c'è Lyrical, che ha due X. È originario delle Mauritius. È un uccello grassoccio dalle piume vaporose. È incapace di volare. È notevole per il suo modo di sfuggire ai pericoli. Può scomparire in uno sbuffo di piume e riapparire da un'altra parte, come la fenice praticamente. Poi c'è il Doxy, che è una specie di fatina ma con due braccia e con due gambe. Cioè, no, con quattro braccia e con quattro gambe. E viene scambiato spesso infatti per una fata, benché si tratti di una specie piuttosto diversa, ed è ricoperta da pelo nero, e folto pelo nero, un paio di braccia e gambe in più. Le ali sono spesse e curve brillanti, molto simili a quelle di un coleottero. E questa è la 3X. E veniamo alla creatura più stupenda che ci sia in tutto il mondo. E ultima, cioè non ultima, ultima in questo video, che è il drago. Il drago si classifica come pericolosissimo, la creatura più pericolosa che ci sia. È la più celebre tra le bestie magiche. E ce ne sono parecchi tipi, nel senso parecchie razze. C'è il dorso rugoso di Norvegia, che tutti conosciamo come il drago di Hagrid, Norberto, che alla fine si scopre essere Norberta, che assomiglia per molti aspetti allo sfinato, anche se invece di punte sulla coda esibisce creste particolarmente sporgenti. È molto aggressivo nei propri simili, nei confronti dei propri simili. È attaccata da gran parte dei grossi mammiferi terrestri. Poi c'è il grugno corto svedese. Il grugno corto svedese è un bel drago blu, argenteo, la cui pelle è ricercata per la produzione di guanti e armature e scudi. Poi c'è il forteventre ucraino, è il drago più grosso di tutte le specie, può raggiungere un peso di 6 tonnellate. È tuttavia molto pericoloso e capace di schiacciare le abitazioni sulle quali atterra. Poi c'è il corno lungo romeno, che ha delle scaglie verde scure, lunghe corna d'oro, e con le quali infilza la preda prima di arrostirla. Fantastico. Poi c'è il nero delle Ebridi, l'altro drago nativo della Gran Bretagna, è il più aggressivo del suo corrispettivo gallese. Necessita di un territorio di almeno 100 miglia quadrate per esemplare. È lungo fino a 9 metri. E questo drago ha delle scaglie ruvide, occhi viola brillanti e una fila di creste basse mai affilate come rasoi lungo la schiena. Fantastico. Poi c'è l'Opaleie degli Antipodi. È nativo della Nuova Zelanda, anche se è noto che emigra in Australia quando il territorio diventa ristretto nella sua terra originaria. Forse è il più bello dei draghi. Ha scaglie iridescenti e perlacee, occhi scintillanti in molti colori, privi di pupilla, da cui il nome. Questo drago produce una fiamma scarlatta molto vivace. Poi c'è il petardo cinese, l'unico drago orientale che ha un aspetto particolarmente singolare, dotato di scaglie lisce e scarlatte. E ha una corona a punte dorate attorno al muso dal grugno rincagnato e occhi molto sporgenti. Poi c'è l'ungaro spinato, che tutti conosciamo nel quarto libro in cui Harry lo affronta nella battaglia per la Coppa tra Maghi. Probabilmente la più pericolosa di tutte le razze dei draghi. L'ungaro spinato ha scaglie nere ed è simile ad un lucertolone, ha gli occhi gialli, corna bronzee e punte di colore analogo che fuoriescono da lunga coda. Eh sì, bravo. Madonna, ma quanto è anche finito. Poi c'è il vipero peruviano, che
C'è il più piccolo di tutti i draghi conosciuti, il più rapido in volo, lungo appena 4 metri e mezzo. Il vipero peruviano ha scaglie lisce color rame con strisce nere sulle creste. Le corna sono corte e le zanne sono particolarmente velenose. Ecco, per ora è finito qui e presto ne farò altri, anche perché ce ne sono parecchie di pagine. Non è altissimo come libro, però insomma ce n'è un po' da dire. E basta, niente, io vi saluto al prossimo video. Ciao ciao!